Achtkonzig liper combatter relaas titis zanelle donne. Achtkonzig liper combatter relaas titis zanelle donne ultra at includere abondanti fibre e aquanelle fostre diete, elativita fisica sesaiotera a favorire il transito intestinale. Astitis za, chinon en eh mais offerto? I problemi del transito intestinale sono senza dubbio una delle realtà più comuni nella popolazione. E ne soffre poco più del 20 delle persone e, in particolare, compare spesso nelle donne. Produce gonfioren al ventre, doloren addominale e accumulo di gas. Per questo motivo oggi se vogliamo dare otto utili consigli per combattere la stitis za. Secondo le statistiche sono soprattutto le donne a soffrire di stitis za, et è grave per questo che se presentiamo alcune spiegazioni e linee guida per aiutare fiat affrontare in modo salutare questa situazione così comune. Prendete appunti. Per la stitis za è grave un problema più diffuso nelle donne. Influenza degli ormoni ancora una volta, sono gli ormoni a rendere le donne più predisposte alla stitis za. Tutto è grave dovuto ai cambiamenti ciclici che si producono con le mestruazioni. Delle variazioni che influiscono sull'intestino e che fanno sì che si muova di meno e diventi più lento nell'effettuare i movimenti necessari per favorire l'evacuazione. Influenza di alcune diete in alcuni casi capita di iniziare diete molto rigide, che si costringono ad assumere meno fibre e non danno ai nostri piatti una varietà nutritiva adeguata. Tutto questo finisce per ripercuotersi sulla salute del nostro intestino. E grave bene tenerlo in conto e fare attenzione al tipo di dieta che deze diete di zich houden. Consigli per combattere la stitis za 1. Colazione completa e grave necessario zich houden delle linee guida quotidiane specifiche. La colazione è grave senza dubbio imprescindibile, et è grave de a questo posto che dobbiamo ottenere el apporto di fibra necessario. È grave importante includere, per esempio, cereali integrali, avena, crusca, spremuta de arancia naturale, latte vegetale per esempio chelo di soia, tutti cibi molto raccomandati. Alcuni frutti, come le prugne, e alcune erbe in infusione, come la camomilla o la menta, possono aiutarvi a risolvere il problema della stitis za. Sono leggere a volte commettiamo l'errore di cenare tardi in modo abbondante. Può essere dovuto al fatto che il lavoro o gli impegni quotidiani si obbligano a farlo oppure per se arriviamo a casa tardi e affamati, se mettiamo a fare altro e alla fine ceniamo più tardi del previsto. Questo è grave un errore. Dovete sapere che durante la notte e lo svuotamento dello stomaco avviene più lentamente, e questo rallenta il transito intestinale. Per questo motivo poco a poco iniziamo a trattenere più sostanze di quanto dovremmo, favorendo la stitis za.
Second o i medici, e l'ultimo posto del giorno dovrebbe essere leggero e consumato presto, almeno 2 ore prima di andare a dormire. Segliete bene le verdure, sappiamo tutti che le verdure e i legumi sono eccellenti per regolare la stitisza. Tuttavia, bisogna fare attenzione ai loro effetti. Tenete in considerazione, per esempio, che i broccoli, il cavolfiore o i carciofi causano flatulenza e, alla volte, non sono così buoni come pensiamo. In alcuni casi mangiare un'insalata la sera potrebbe non essere una buona idea, visto che la lattuga e molte verdure a foglia verde causano la formazione di gas. Ogni cibo ha un effetto diverso in base alla persona, per cui dovete essere voi a notarlo. Le melanzane, per esempio, sono sempre un'ottima opzione. Frutta con la bucea quando 6 grave possibile, mangiate sia la polpa della frutta che la bucea. Per esempio, se avete fema met a mattina e grave consigliabile mangiare una mela con la bucea. E a colazione, quando 6 preparate una spremuta di arancia naturale, non buttate via la polpa. Entrambe le cose sono eccellenti per favorire il movimento intestinale. Anche le pere, i kiwi, le fragole, l'uva e le prugne saranno di aiuto in caso di stitisza. Attenti alle diete: ogni volta che volete iniziare una dieta dovete fare in modo che sia essere abbastanza variegata e che includa tutti i nutrienti basici, un buon apporto di minerali, vitamine, proteine e fibra. La fibra è grave essenziale, così come è l'apporto quotidiano di liquidi. Non dimenticate mai di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, così come succhi naturale. Sì, l'olio di oliva in piccole quantità per condire i vostri cibi. Si tratta forse dell'unico apporto di grassi raccomandabile e c'è più può aiutarvi. Includere in quantità moderate dell'olio di oliva nei vostri cibi favorirà il movimento intestinale, evitando così la stitisza. Non abbiate paura di utilizzarlo. Attenzione agli alimenti proibiti per combattere gli effetti della stitisza. Dovete evitare di consumare tutti gli alimenti che sono difficili da processare per il nostro organismo e che risultano dannosi: farine raffinate, frutti, cibi insaporiti artificialmente, prodotti industriali, dolci e tutto questo porto extra di succhi e grassi indurance le feci, rendendo più difficoltosa la loro eliminazione. I formaggi stagionati e il riso hanno un effetto simile, per cui è l'ideale e grave moderarne il consumo per evitare la stitisza. Un po' di attività fisica non è grave cose faticoso, cercate di uscire almeno mezz'ora ogni giorno per camminare, andare in bicicletta, nuotare e se lo fate con un amico o un'amica sarà più facile, per esempio. Fare un po' di esercizio fisico, sempre a seconda delle vostre possibilità, se aiuterà a rendere più agile il transito intestinale. Non esitate,
e grave davvero ottimo per la salute e per prevenire non solo la stitis ma anche molte altre malattie. Che cosa state aspettando a iniziare?